basta. Mi dispiace. Maria Luisa Bulli e il fratello Ettore erano stati condannati per maltrattamenti aggravati già 17 anni fa. È questo l'inquietante scenario che emerge dal passato dei due gestori della casa di riposo La Collina, dove i carabinieri hanno fatto irruzione giovedì mattina scoprendo un nuovo caso di maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti della struttura. Uno scenario definito agghiacciante dai militari, che hanno parlato di violenze fisiche e verbali e di anziani abbandonati a loro stessi in condizioni di forte degrado, e che diventa ancor più inquietante se si considera che pochi anni prima la struttura era già stata oggetto di denunce. Allora, la struttura era già stata attenzionata, ovviamente in quel periodo, un po' di anni fa, era gestita da un'altra società, però era già stata al centro di un episodio, diciamo, più o meno analogo, sempre per reati di maltrattamento e abbandono. A finire nei guai ancora loro, Maria Luisa e Ettore Bulli, condannati in primo grado a 17 anni, la cui pena però si è clamorosamente ridimensionata in Cassazione, tanto che dopo poco tempo erano di nuovo liberi di gestire la struttura. Questo fino a giovedì, quando una nuova irruzione dei carabinieri ha svelato uno scenario che è, se possibile, ancora peggiore di quello del 2001. All'accesso abbiamo trovato due operatori della struttura, quindi sicuramente il numero insufficiente e inadeguato per garantire la vigilanza degli anziani ospiti. La situazione era abbastanza critica per la presenza appunto di odore nauseabondo. Per due ospiti è emersa subito una situazione molto critica, tant'è che è stato necessario il ricovero presso un nosocomio